fuoco alle polveri, anzi alle bandiere a stelle strisce. Con un rito poco elegante per una sede istituzionale, l'insieme del Parlamento iraniano ha messo in scena il falò della bandiera americana dopo l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare. Il tutto accompagnato da slogan «Morte all'America». Lo Stato islamico ne trarrà le conseguenze sul piano nucleare. In queste circostanze l'Iran non ha più ragione di soprassedere al programma nucleare come era stato convenuto dagli accordi siglati, ha chiarito il presidente dell'Assemblea parlamentare iraniana. L'annuncio di Trump ha colto una Teheran relativamente densa di vita notturna e queste sono le opinioni dei passanti. Sappiamo che gli Stati Uniti non hanno mai tenuto fede ai loro impegni. Questo accordo consentiva agli Stati Uniti di darci qualche spicciolo, ma dopo le parole di Trump il costo del dollaro andrà alle stelle. Questo accordo non ha migliorato le nostre condizioni, anzi le ha peggiorate. Negoziare con gli Stati Uniti è stato un errore, in primo luogo, perché non vogliono negoziare. La loro intenzione è possedere il mondo intero, dominare su tutti. Seguono la logica della guerra, anche perché se non vendono armi vanno in bancarotta. Dopo la firma degli accordi non è accaduto nulla, quindi non siamo minimamente preoccupati. Non mi piace che si ponga sul tavolo dei negoziati il nostro potere missilistico e la difesa del nostro paese, perché è un diritto inalienabile aggiornare la tecnologia in questo campo. Queste notizie mi preoccupano. Adesso ho paura di tutto, ho paura del futuro. Cosa potrebbe accadere? All'alba sembra che nulla sia cambiato a Teheran, e invece forse tutto è cambiato proprio adesso.